Ci troviamo proprio all'interno del sottopasso di Loreto, che stamattina è stato inaugurato dal Comune di Pesaro in quello che è il progetto sottopassaggi di arte urbana, che ha avuto inizio con il sottopasso di Via Lamarca avvenuto qualche settimana fa e che ora è al secondo capitolo. Il progetto denominato Musical Life rappresenta strumenti musicali, pentagrammi e artisti proprio in onore della città di Pesaro, che è città della musica. Siamo molto contenti, fra l'altro abbiamo riqualificato tutto Piazzale davanti alla chiesa di Madonna di Loreto e con la rotatoria, adesso è definitiva. E c'è questo intervento e in futuro vogliamo fare la ciclabile su via Cialdini, via Gasperi, quindi, come dire, è un asse che si rafforza e si completa, quindi davvero complimenti agli artisti e andiamo avanti così, colorando e rendendo la città sempre più attrattiva, anche un luogo di arte urbana, facendo diventare l'arte urbana un pezzo anche della proposta culturale pesarese. Come ogni anno l'associazione Reperti Urbani cerca di portare artisti internazionali e per farli conoscere la città di Pesaro. Quindi l'organizzazione non è stata semplice, è stata lunga, è stata molto laboriosa, però alla fine in sole 2 settimane siamo riusciti a completare sia il sottopasso carrabile che quello ciclopedonale. Musical Life è un omaggio alla musica e ai musicisti che sono i veri creatori della musica. E all'inizio del sottopasso ciclopedonale abbiamo un grande direttore d'orchestra che appunto guida tutti i musicanti che abbiamo intorno con ogni sorta di strumento musicale e che questi accompagnano simbolicamente i passanti nelle loro passeggiate. La parte carrabile invece è un enorme pentagramma dove i colori si fondono con una cadenza ritmica e quindi quasi astratto per lo più. E insieme all'opera Musical Life è stata realizzata una serigrafia numerata e firmata dall'artista Geometric Bang, e in vendita sui nostri canali, e l'acquisto di questa serigrafia costituisce un importantissimo contributo per la realizzazione dei progetti futuri di Reperti Urbani. Dopo il sottopasso di Via Lamarca, realizzato a tema, diciamo, Camillas, facendo un omaggio alla famosa band pesarese, è stata la volta del sottopasso di Loreto, il primo sottopasso di Loreto, perché poi il prossimo anno faremo, ecco, quello che invece da Montegranaro va verso il centro. Il progetto è stato affidato all'associazione Reur Reperti Urbani, che ha coinvolto un grande artista nazionale che è Geometric Bang, e hanno fatto questa bellissima opera che è dedicata, diciamo, alla città della musica. Infatti chi avrà il piacere di passare nel sottopassaggio vedrà comunque sia tante figure di musicisti con tantissimi colori che in qualche modo riqualificano e tolgono un po' di degrado alle zone grigie della città. Questo è quello che il progetto si prefigge.